qui insieme a Bianca. Ciao. Ed insieme andremo ad imparare questa nuova tecnica. In particolare stiamo andando ad imparare a difenderci da un tentativo di schiaffo, capendo come anticipare e come portare l'aggressore a terra. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanellina e ora iniziamo con questo tutorial. Allora, andiamo subito a capire cos'è successo durante l'esecuzione della tecnica e quindi andiamo a dividere per fasi tutti i movimenti per poi andarli ad unire tutti insieme. Inizialmente, nel momento in cui io, quindi in questo caso l'aggressore, ha provato a dare uno schiaffo in viso a Bianca, Bianca mi ha anticipato quello che è appunto il mio tentativo di andare a colpirla. Quindi io sto provando e ho provato ad andare a colpirla, lei non ha fatto nient'altro che anticiparmi con l'avambraccio, ok? Per poi andare a bloccarmi con la mano sinistra. Dopodiché non ha fatto nient'altro che con la mano aperta andare a colpire sotto il mento per portarmi ancora di più nel vuoto. Ve la facciamo vedere anche dall'altra parte. Quindi ho provato a colpirla, mi ha anticipato, mi ha bloccato, mano sotto il mento ed è andata a portarmi nel vuoto, andando, come potete vedere, ad inarcare in questa posizione la schiena perfettamente nella direzione del vuoto. Successivamente ad avermi messo nel vuoto è andata a mettere una gamba d'ostacolo. Cosa significa? Quindi schiaffo, abbiamo parato, abbiamo bloccato, siamo andati a mettere la mano sotto il mento per portarmi nel vuoto, ci giriamo, ok? Da qui non ho fatto nient'altro che mettere la gamba, io la chiamo ad X, quindi il mio retroginocchio a contatto col suo retroginocchio. Giriamoci pure. Ok, da questa posizione con la mano che è andata a colpire sotto il mento non ho fatto nient'altro che schiacciare verso il basso. Andiamo quindi a ricapitolare quelli che sono adesso i quattro passaggi fondamentali per riuscire ad andare ad eseguire questo tipo di tecnica. Quindi, primo passaggio, la prima fase è parare quello che è lo schiaffo anticipando. Quindi, 1-2, questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è con la mano destra andare, intanto sarebbe un colpo quello che arriva sotto il mento, ma lo usiamo sia da colpo sia per andare a mettere perfettamente nel vuoto quello che è l'aggressore. Quindi, prima fase, seconda fase, andiamo a mettere nel vuoto con un colpo. Terza fase, andiamo a mettere la gamba d'ostacolo, mentre la quarta fase sarà quella di schiacciare a terra, in questo caso l'aggressore. Nella parte finale della tecnica, quindi nella chiusura, ci avete visto chiudere con quello che è un pugno. Quindi nel momento in cui l'aggressore si trovava a terra, siamo andati a chiudere con quello che è un pugno in viso, che però poteva benissimo anche essere un calcio perfettamente in pancia, piuttosto che nel costato, piuttosto che un calcio che da dietro va a colpire la coscia. Ve la facciamo rivedere. Ovviamente, cosa importante, noi vi abbiamo fatto vedere lo schiaffo perché lo schiaffo, a differenza del pugno, è molto più semplice, ok? Quindi uno schiaffo, a differenza di quello che potrebbe essere un pugno, risulta un po' più semplice da dare, ma la tecnica ovviamente sarebbe stata indifferente. Quindi se Bianca in questo caso mi avrebbe tirato un pugno, io comunque avrei anticipato e sarei andato a mettere la mano a quella che è sotto il mento, ok? La stessa cosa ovviamente funziona anche da schiaffo, ok? E poi la mano sotto il mento. Ve la faccio rivedere pure io, andandovi bene a sottolineare quelli che sono i passaggi e le fasi per poter anche apprendere questo tipo di tecnica. Molto bene, andiamo con la prima fase. Mi arriva lo schiaffo, anticipo e blocco. Primo passaggio. Secondo passaggio. Abbiamo messo la mano, ok, sotto il mento a colpire. Quindi da qua non siamo andati a fare nient'altro che colpire e nel mentre l'abbiamo portata nel vuoto, facendola perfettamente inarcare, ok? Terzo passaggio invece è quello di andare a mettere la gamba dietro ad ostacolo. Quarto passaggio invece sarà quello di schiacciare. Con quanta più violenza andate a schiacciare a terra, con quanta più violenza, in questo caso l'aggressore, andrà appunto a schiacciarsi sul terreno. Un aspetto molto fondamentale per quanto riguarda la parata è quello che dobbiamo essere in grado e veloci nell'andare ad anticipare il colpo ancora prima che vada a superare la linea della spalla. Cosa significa? Mi arriva lo schiaffo, quando l'ho anticipato, come potete vedere, non ha superato la spalla, ok? Perché in questa posizione è già troppo forte, ok? Appunto noi la chiamiamo anticipo perché si va proprio ad anticipare quello che è lo schiaffo. Quindi ancora prima che la mano, in questo caso il braccio, vada a superare la linea della spalla, noi dobbiamo essere già andati in blocco.
Ovviamente all'inizio, nel momento in cui si va ad imparare la tecnica, si va a spezzare i movimenti, per poi una volta dopo averli acquisiti e ripetuti per tante volte, si inizia a mettere insieme tutti quelli che sono i passaggi per poi andare a concludere con l'esecuzione totale della tecnica. Molto bene ragazzi, noi siamo arrivati alla conclusione di questo video. Se state cercando un programma molto più mirato per quanto riguarda la difesa personale femminile, vi ricordo che su www.difenditestessa.com potete trovare un portale dedicato interamente alla difesa personale femminile. Al suo interno puoi trovare tutto ciò che ti serve, dal workout, quindi dal mantenerti in forma, allo sviluppare una mentalità vincente, piuttosto che andare proprio ad imparare tutte quelle che sono le tecniche di quando una persona, o in questo caso un aggressore, ci vuole appunto aggredire. Se vi è piaciuto, fatecelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!